Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo. In questa puntata andiamo a fare di nuovo il riassunto di quello che è successo nell'episodio 2 della puntata riguardante i... Vabbè, non potevamo disboscare una zona e quindi abbiamo ricostruito noi un albero per ritirarlo giù. Che divertimento. Vabbè, dai ragazzi, a parte gli scherzi, come vedete già abbiamo qui con noi aperto il programma Kinovea, che praticamente, come abbiamo già detto, è il programma che utilizziamo noi come predefinito per rallentare i filmati, e abbiamo già pronto il filmato in questione. Allora, ho allargato un po' l'immagine, però si vede sgranata. Perché? Perché che si è iscritto adesso oppure ha visualizzato questo adesso? Perché la nostra telecamera riprende a 360 e visto 360p, cioè risoluzione 640x360. L'unico problema di questa telecamera è che, ovviamente, oltre a vedersi piccolo, visto che lo schermo è come risoluzione 1360x768, ha anche questo problema riguardante che più FPS chiediamo e più piccola è l'immagine. Però vabbè, sempre meglio niente. Allora, ragazzi, qua abbiamo già pronta l'immagine. Iniziamo facendo partire la telecamera. Voi non noterete l'immagine molto velocizzata, ma io che la sto vedendo come file originale è molto veloce, infatti si vedono molto i frame veloci. Perché questo succede che a voi non lo vedete? Praticamente non lo vedete perché il programma che sto usando io per catturare adesso lo schermo funziona a 30 fps, quindi rirenderizza il filmato a 30 fps e quindi sembra che i frame vanno molto più lenti. Comunque, tanto voi non c'è bisogno che vi faccia vedere tutto il video, però posso sempre rallentare io qua e quindi farvi vedere per bene tutti gli FPS che passano. Io come velocità di default inserisco sempre o 11 o 13, perché sono quelli che non fanno andare a scatto il filmato, però che vi fanno vedere allo stesso tempo il filmato bene, cioè bello definito. Comunque, partiamo con i play. Allora, qui sta per dare la prima mazzata il nostro collega riguardante questo. Ecco, adesso sta arrivando la prima. Allora, il primo non è, come vedete, ha tirato un bel calcione, infatti si vedono volare i pezzi. Vabbè, comunque, questa è la seconda. Ho sbagliato durante l'installazione della telecamera, ho sbagliato al posto di mettere il blocco focus, ha continuato a mettere a fuoco da solo e quindi quando ha visto partire un pezzo, probabilmente avrà visto un pezzo che qua non si vede nel video, però il sensore ha rilevato un pezzettino molto vicino che passava magari una scheggia o roba del genere, quindi ha messo fuoco lei e non il resto. Però vabbè, si vede abbastanza. Però come vedete sembra che sta sradicando proprio l'albero. Cioè, adesso non so se si può notare, ma qui si vedono volare da più parti i pezzi. Come vedete, non so se si nota, guardate, si vedono volare i pezzi che praticamente dimostrano che comunque partono, tipo per così esempio, e poi altri che ne partono ovviamente nel senso, in questo senso, perché ovviamente la botta viene data da questo lato, cioè la legnata viene data da questo lato e così parte. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, come continuiamo a vedere, sta proprio venendo giù come se fosse un albero vero. Però vabbè, ovviamente qua viene devastata quasi la telecamera da questo ramo qui. Questo che state per vedere, ok, questo qui che state per vedere di ramo è quello che colpirà la telecamera. Come vedete, l'ha proprio inclinata e fatta alzare l'immagine, così non facendo vedere le immagini proprio complete della legnata che gli è arrivata. Poi ce n'è stata un'altra di telecamera che era praticamente posizionata proprio sotto l'albero. In teoria non doveva essere presa, ma per quale strano motivo è stata colpita e quindi ovviamente non si è capito bene che cavolo è comunque che è stata colpita. Comunque vabbè. Allora, forse non è questa, anche perché questa mi sa che è un'altra, probabilmente. Ah no, è questa. Comunque, come si noterà, anche se l'immagine è girata, come si noterà l'albero, adesso quando viene colpito, ok?
Come vedete la telecamera è molto diversa da quella FPS, questa è 30 FPS, infatti si nota che l'immagine va più a scatti col 33% di velocità e non si vedono le stesse cose con la rallenticamera. Comunque anche questa è stata colpita in pieno da questo ramo che è stato anche quello a colpire praticamente la telecamera che era posizionata. Poi oltre a questa ce n'era un'altra di telecamera che è questa. Questa telecamera che è posizionata praticamente, come vedete, praticamente anche questa qui è stata posizionata sul fianco destro prima dell'altra telecamera, della rallenticamera e del cellulare da Samsung dall'altra parte, come vedete, viene colpita in pieno anche questa, cosa che non era, cioè non era calcolata. Infatti le telecamere che avete visto che sono state colpite non era calcolata che venivano colpite, quindi abbiamo rischiato di rompere due cellulari e una videocamera. Vabbè, comunque può succedere e ovviamente abbiamo risolto perché non è successo niente. Ah, eccola qui, la seconda telecamera. Poi alla fine una volta che l'abbiamo trovata, come vedete, sembra più che altro un timelapse del sole, praticamente, di quando abbandoniamo. Sembra che abbandoniamo il cellulare di notte. Guardate, adesso vi faccio vedere. Qui è quando viene colpito, ok? Adesso vi faccio vedere una cosa bellissima che si potrebbe usare come time lapse, che sembra, vedete? Adesso sembra che si muove velocemente le ombre e tutto, e poi che dopo un po' arriva il sole praticamente, come vedete? Che sembra proprio un effetto che arriva il sole, proprio adesso, vedete? Proprio come se di colpo arrivasse ed è stata nascosta proprio lì la telecamera apposta per non farla rubare. Comunque, sembra anche questa cosa, vabbè. Poi andiamo a vedere l'ultima telecamera che era quella che avevo io in spalla, che adesso vi faccio vedere proprio. Come vedete comunque la telecamera alla fine è stata veramente colpita perché adesso vi faccio vedere proprio l'immagine della mia telecamera a tracollo che avevo, cioè avevo sulla spalle, che come si può notare, aspettate adesso dovrebbe arrivare a momenti la scena, come si può notare la telecamera che è qui. La vedete ragazzi? Questa qui, questa telecamera qui, ok? È stata praticamente colpita da questo ramo qui. Quindi ha colpito prima il monitor della telecamera, cioè questo qui, e poi è andato sul fianco ed è andato praticamente qui. Vabbè, poi, se magari però si può cambiare anche il colore di questa cosa, perché mi dà un po'. Non so se si vede tanto bene. Comunque ragazzi, comunque questo era un po' il video riguardante il rallenti, anche perché non credo di aver più telecamere da farvi mostrare, vabbè, a parte questa che è praticamente il contrario. Ragazzi, mi dispiace, la prossima volta le giro le immagini. Non lo sapevo. Ah, forse posso già girarle. Ah no, questa è la modalità ripetizione. Allora, qui praticamente ecco. Capanna, questa è la capanna. Questa, vabbè, la telecamera del mio telefono, anche questa qui. Vediamo. Ok. Abbiamo la registrazione. Allora, ora dovrebbe arrivare la prima botta. Ok, eccola qui. Come vedete, incomincia a cadere e qua. Aspettate, vi dico dove. Allora, vi dico dove sono le telecamere posizionate. Una è qua. Una è qua. E una è qui. Praticamente il coso bianco, eh. Tenete d'occhio quei segnalibri. Guardate. Pum, 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 pum. Colpite tutte e tre. Praticamente abbiamo fatto lo strike. Come vedete anche la telecamera che è qui, praticamente si è ribaltata. Si è ribaltata e quindi ovviamente non è riuscita a registrare come doveva. Va bene ragazzi, allora questo era il video del riassunto di quello che è successo nell'episodio 2, spiegato da me ovviamente con il rallenti e tutto. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video, ci rivediamo alla prossima puntata Computer Museo e Slow Mo 120 fps. Ciao!